Come avevo anticipato nel video dedicato al numero 9 delle grandi saghe, che pubblicavo il terzo volume dedicato alla saga della spada di ghiaccio, vi presento un video aggiuntivo dedicato alla mitica saga ideata da Massimo De Vita, all'interno però della serie Disney Comics and Science. Questo perché nel corso della seconda parte del quarto capitolo della saga La Bella Addormentata nel Cosmo, scritta da Fabio Michelini e sempre disegnata da Massimo De Vita, Topolino e Pippo si ritrovano a viaggiare all'interno del fantastico cosmo dell'Argar. In particolare nel corso del loro viaggio che li porta fino alla culla cosmica all'interno della quale si trova a riposare addormentata la bella del titolo, i nostri eroi incrociano ben tre costellazioni. La costellazione della cornucopia, la costellazione del cane e la costellazione dell'unicorno, che è la loro destinazione finale. Iniziamo con la costellazione della cornucopia. La costellazione più simile a quella della cornucopia, presente nei nostri cieli notturni, è indubbiamente quella dell'Acquario, una delle 13 costellazioni zodiacali. È composta da stelle nel complesso poco luminose che si trovano tra la costellazione del Capricorno e quella dei Pesci. La sua forma richiamerebbe nell'intenzione di chi l'ha disegnata un'urna o in altre versioni una cornucopia appunto che è inclinata e getta acqua verso il basso. È una costellazione tipica dell'autunno ed è molto difficile da osservare dalle aree urbane proprio a causa della scarsa luminosità delle sue stelle. Uno degli oggetti del profondo cielo più noti che si trovano all'interno della costellazione dell'Acquario è la nebulosa Erika, una nebulosa planetaria all'interno della quale si svolgono processi di formazione planetaria. Per quel che riguarda invece la costellazione del cane, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, perché nei nostri cieli sono presenti il cane maggiore, il cane minore e i cani da caccia, tutte e tre costellazioni in qualche modo associate con la costellazione di Orione, che è il cacciatore celeste per antonomasia. In effetti però la costellazione citata da Michelini e De Vita è la costellazione del Cerbero e effettivamente andando a sculciare nei cataloghi del passato si scopre che nel 1687 l'astronomo polacco Johannes Sevelius introdusse una piccola costellazione oggi ormai obsoleta, cioè che non fa parte delle 88 costellazioni moderne, con l'obiettivo di celebrare una delle famose 12 fatiche di Ercole, la sfida di quest'ultimo contro il mitico cane a tre teste, Cerbero, che secondo la mitologia era posto a guardia degli inferi. Nell'illustrazione che vi mostro in questo momento, tratta da Urania's Mirror del 1824, di autori anonimo, la costellazione del Cerbero viene unita con la costellazione del ramo di Melo. La costellazione dell'unicorno, invece, è effettivamente presente anche tra le 88 costellazioni moderne. I suoi contorni e la sua forma venne molto probabilmente definita da Petrus Plancius, astronomo e cartografo fiammingo, nel 1613. Venne successivamente ripresa nel 1624 da Jacob Bartsch, che gli assegnò il nome di unicorno. Secondo Wilhelm Olbers e Ludwig Idler, la costellazione è in realtà molto più antica del 1613 tradizionalmente assegnato alla sua definizione. Ad esempio, Josef Scaliger riteneva che fosse una delle costellazioni adottate già dai persiani. Camille Flammarion, invece, riteneva che anticamente la costellazione dell'unicorno e la costellazione del microscopio formavano un'unica costellazione. Tutte queste ipotesi però non hanno mai trovato alcuna conferma storica, per cui per il momento la versione ufficiale è 1613. La costellazione è caratterizzata dalla presenza di una stella tripla identificata come Beta Monocerotis. Le tre stelle hanno magnitudine apparente di all'incirca
4.7, 5.2 e 6.1 e vennero scoperte da William Herschel, che descrisse il sistema come una delle viste più belle dei cieli. Tra gli oggetti del profondo cielo vi mostro in particolare NGC 2244 all'interno della nebulosa Rosetta. L'immagine agli infrarossi è stata catturata dal telescopio spaziale Spitzer. Solo su questa costellazione, ma semplicemente perché me la sbrigo abbastanza velocemente, un po' di riferimenti mitologici. In realtà la costellazione dell'Unicorno non è associata a nessun mito specifico, ma è in realtà associata a un animale mitologico che in realtà è un cavallo con un corno in fronte. Viene a volte confuso con un altro animale mitologico asiatico, generalmente identificato come monocero, sebbene in realtà monocero e unicorno siano sinonimi. La differenza sostanziale è che però il monocero non è un cavallo, ma un mix di animali. Oltre al cavallo infatti troviamo anche l'elefante, il cervo e il cinghiale. Ha però la stessa caratteristica dell'unicorno, il corno in fronte. Arrivati a questo punto, sperando di aver raccontato cose curiose e interessanti sulle stelle che si trovano nel cielo notturno, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!